Non posso stare senza vederti. Sarà l'effetto del vero la salsedine, gli scongiuri che passano. Ci vogliono cento stelle per coprire la distanza dal mio corpo al tuo. E altre ce ne vorrebbero per le imprudenze, le piccole follie. Non siamo così diversi da poterci amare ancora per un po'. Grazie al poeta Giorgio Anastasia eh, che ci ha letto una delle poesie tratte eh, dalla sua ultima raccolta A Pugni Stretti edita da Eva Luna, eh, entriamo nel clima di questa giornata che si appresta a celebrare la giornata internazionale della donna. Lo facciamo con una persona che a Napoli ha portato avanti eh, la eh, questione eh, femminile eh, con grande interesse. Dal punto di vista culturale, al di là uh, di quelli che possono essere uh, vuoti proclami, ma uh, attraverso uh, una um, divulgazione culturale. Lia Polcari, ideatrice di Eva Luna. Ben trovata. Salve. Salve. E come al solito, do la parola alla mia compagna d'avventura, Antonella Del Giudice, perché ci introduca un po' in questo mondo che dura ormai da più di vent'anni. È vero, Eva Luna è un punto di riferimento a Napoli non solo per le donne ma per chiunque eh, opera nella, nella cultura e io voglio ringraziare Lia che è una mia amica ma eh, la voglio ringraziare perché eh, Lia è una persona che lavora nell'ombra, dietro le quinte, è una persona in realtà molto schiva quindi da, da molto tempo io cercavo questo incontro. <ride> Lei è, è una persona che eh, non è una persona autoreferenziale, nel nostro, eh, nel nostro ambito è veramente persona rara. Uh, Eva Luna è un altro mistico, qualcosa di più di una libreria, qualcosa di più anche di un salotto letterario. Nasce più di vent'anni fa, nasce l'8 marzo del 1994, uh, sulla scia e corrispondente a librerie uh, di Milano, di, uh, di Roma, di Firenze, non c'era qui un punto di riferimento al femminile. Uh, Lia lo crea. Ci lavora con scelte audaci. Attraverso Eva Luna è uscito di tutto. Ha uh, ospitato personaggi come um, uh, Juliette Malina, um, eh, che è la um, lidiatrice del Living Theatre, e Amelina Tomb ma eh, con un senso materno, che è il senso anche delle donne, ha ospitato anche eh, scrittori eh, come Stefano Beni, come Philippe Forrest, grandissimo scrittore francese. Un punto di riferimento quindi non solo nazionale, non eh, provinciale, ma un punto di riferimento internazionale. E sono nati là, è stata fucina di Talenti. È nato lì, tanto per dirne una, uh, il poeta Bruno Galluccio, che oggi pubblica con successo uh, con le uno dei più grandi poeti italiani, e tra poco sarà edita la sua seconda Silloge di Poesie per i uh, Molto modestamente ci sono nata pure io. <ride> e vorrei chiedere quindi a Lia uh, come è nata in realtà questa avventura. Rispecchia quello che è oggi Evaluna, quello che voleva essere. Uh, Evaluna nasce dal desiderio, un desiderio enorme. Nel tutto il periodo uh, dell'università chiaramente il mio sogno era quello di poter aprire una libreria. Era um, un desiderio che mi portavo dentro, per, a parte il fatto del, del mio grandissimo amore per i libri, per la scrittura in genere. Ma anche perché vedevo che mancava un pezzetto praticamente nella nostra città, che era appunto il pezzetto della scrittura femminile e anche della questione di del genere ovviamente. Per cui nel periodo eh, prossimo alla, alla laurea io mi sono iniziato a fare questi viaggetti per l'Italia tra le varie librerie delle donne, da, da Milano, Firenze e Roma. E la parola unica di tutte queste donne che ho incontrato era non lo fare, non lo fare perché è un'impresa certo, difficile. un'iniezione <ride> di fiducia. Però capisco capisco motivi. perfettamente, Ma loro sì. mi spiegavano anche i motivi ed erano anche dei motivi validi. Però io oggi non oggi diresti a qualcuno fallo o non farlo? Io direi, oggi direi a qualcuno fallo. Perché secondo me quando uno sogna una cosa deve fare, uh, io ho no, un, un grosso problema, so, faccio sempre quello che sogno di fare. Quindi anzi io sogno e poi faccio. Tutti mi, tutte le cose che ho realizzato uh, sono sempre nate da, da, da sogni, ed è vero. Infatti anche il concorso letterario, che noi, uh, è arrivato al settimo anno, nasce da un sogno. Cioè, il titolo del concorso che è a livello della composizione delle nuvole è un sogno, per cui ho sognato questo titolo, ho detto vabbè, oh devo fare il concorso letterario. Ah, sono Quindi proprio sogni ad occhi chiusi, no? no, no ah, sogni, io sogni. pensavo sì, sogni sì, ad occhi sì. aperti. No, 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 no sogni, tutti okay. sogni Da uno di questi concorsi credo poi sia uscita anche Enzalfano Zalfano, che ha scritto certo, in cenotapia. certo, certo, sì, è sì. che che sì, ha vinto forse uno dei primi. E settimo anno, abbiamo interrotto per solo, solo per due anni. Uh, perché abbiamo fatto altro ovviamente e poi perché ho avuto un anno sabbatico dove non ho voluto fare niente perché ero stremata <ride> e poi abbiamo finalmente ripreso e, ed è domenica 8 marzo. Uh, si potrà iniziare a scrivere per il nuovo concorso letterario di, uh, di Cina che ecco. è dedicato al corpo quest'anno. Per quanto riguarda il bando sarà tutto sulla pagina, soprattutto sulla pagina Facebook è la cosa più semplice, si può scaricare da lì il bando e partecipare. Lia, uh, che senso ha oggi e, e, e che senso aveva quando tu hai iniziato questa avventura vent'anni fa parlare di questioni di genere? Allora, uh, perché i diritti sembrano così acquisiti, sembra che eh, forse non abbia più senso parlarne. In realtà eh, acquisire dei diritti non significa essere sullo stesso piano allora, o vedersi riconosciuta sì. una diversità dagli uomini. Io parto da, allora, nel 1995 su una rivista femminista si disse, cioè si decretò la fine del patriarcato. Ora siamo nel 2015 e, e, e insomma sfido chiunque a dirmi che il patriarcato sia finito. Il patriarcato non è finito, non finirà finché non, non finirà un tipo di cultura che ci appartiene eh, troppo. Così e è anche più vero a Sud Italia dobbiamo eh, no, 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 io anni. penso che il patriarcato è finito in tutta Europa perché mm. è la base della cultura eh, maschilista, purtroppo dobbiamo dirla questa parola maschilista perché esiste. E, e decretare la fine del patriarcato era uh, una cosa molto così lanciata lì perché si, si desiderava far finire il patriarcato: in realtà, finché ci sarà violenza sulle donne, non, finirà, non è finito il patriarcato perché quello è proprio il risultato del patriarcato e finché ci sarà una società che uh, permette che ci siano tante ingiustizie sociali, non solo riguardo le donne, ma riguardo donne e bambini. Uomini, eccetera, eccetera, non si potrà mai dire è finito il patriarcale. Infatti, molto spesso si parla di femminicidio, ehm, mm. come se giustamente in alcuni casi lo è come se si trattasse di un uh, discorso uh, di criminalità diverso rispetto all'omicidio che si perpetra nei confronti di un uomo. Uh, C'è cioè chi è d'accordo con questa definizione, chi invece non la condivide perché uh, per alcune persone basterebbe la definizione omicidio, anche femminicidio risulta poi alla fine un po' sessista come definizione, secondo alcuni. Beh, ehm, allora il femminicidio rientra nell'omicidio, <ride> quindi è tutto. Ovviamente eh, la, il femminicidio è il risultato di una società, è il risultato di una cultura. Eh, è ovvio, qualsiasi omicidio è una cosa deprecabile non è che vale di più uccidere, eh, fa più punti uccidere una donna e meno punti uccidere un uomo assolutamente, però è il risultato di un tipo di cultura che ancora vede la donna come proprietà cioè i rapporti eh, uomo-donna si basano purtroppo ancora anche nelle persone più colte su un rapporto di proprietà la donna è proprietà di... Allora, ritornando al discorso che facevamo prima, eh, do, bisogna continuare... Allora, la, non, si tratta di una rivoluzione continua, perché bisogna cambiare, se, non bisogna fermarsi mai, perché eh, bisogna in, educare l'uomo, educare, educare i, bambini, i ragazzi, i bambini, attraverso le scuole, attraverso la, la famiglia. A cambiare, a cambiare questo rapporto. Anche perché spesso, spesso i diritti acquisiti eh, possono essere messi in discussione. Appunto. Non solo, io mh, credo poi che... Eh, la, il femminismo è stata un'esperienza importante. La mia generazione, la tua, ci ha visto protagonista, ci ha visto scendere in piazza. Eh, ci sono dei diritti, dei diritti comunque acquisiti. Se pensiamo che insomma, 40 anni fa una donna non poteva fare il magistrato, già abbiamo idea di come è cambiato. E se pensiamo che eh, Leone sconsigliava. Che le donne facessero il magistrato, le, le consideravano idonee. No? Abbiamo la misura appunto del, del, del maschilismo. Ora, questo noi l'abbiamo in qualche modo perlomeno formalmente superato. Però resta una grande battaglia a livello mondiale. è pur vero che oggi anche in casa nostra vi sono donne che scompaiono, arrivano da fuori e rimangono chiuse, ci sono donne che nel mondo vengono lapidate. Quindi. Eh, L'informazione fondamentale. Ancora quindi. se guardiamo al nostro Occidente, dove i diritti sembrano ancora più acquisiti, eh, le donne non guadagnano quasi mai quanto gli uomini, eh, sono assunte meno facilmente che gli uomini per eh, le ragioni connesse alla maternità. Ancora oggi un, un ministro che mangia un gelato è, è oggetto di, di battute schermo, a certo. sfondo sessuale. Quindi voglio dire. Certo. Um, anche qui da noi io quello che volevo uh, chiedere secondo te le quote rosa che è una cosa molto dibattuta mm -hmm. sono una, una risorsa sono un vantaggio o non è un altro trucco per creare poi le riserve indiane appunto io l'ho sempre chiamata riserva indiana <ride> <ride> no io non, non, non ho mai amato questo fatto delle quote rosa secondo me eh, eh, è riserva indiana cioè che cosa significa se sei capace di fare politica, fai politica, se non sei capace, non sei capace. Allora, se, però la, la, naturalmente la risposta è sì, però non ci danno lo spazio per farlo. Allora qua la, non è una questione di quota, è sempre una questione di cultura. Certo. Quello che eh, di, eh, è vero, le donne vengono lapidate, però noi siamo anche in una società, che si definisce la società per eccellenza, la cultura, per, la cultura occidentale, la cultura noi ci... Ci ergiamo come cultura da uh, imitare, no? E in realtà poi ci troviamo che uh, abbiamo bisogno delle quote rosa, ci troviamo con ragazze che vengono licenziate perché uh, incinte, no? Uh, ci troviamo con stipendi più bassi rispetto ai stipendi degli uomini. Allora perché diciamo che la nostra cultura è una cultura migliore? Non lo è assolutamente. Si allora, sarebbe pensare a come viene esibito, a volte sfruttato il corpo femminile nella società appunto, occidentale, appunto. per pensare che comunque l'emancipazione non è sì, ha un risvolto anche sicuramente. Ma assolutamente, assolutamente. Cioè l'utilizzo, eh, la mercificazione del corpo, come si ha in Occidente, non si ha da nessun'altra parte. Mm. Perché. E allora perché questa è eh, eh, quella e non cultura e questa è la nostra sì. Io però direi, siccome sono Bastian Contrallo, <ride> Lia conosce, so, sì. che anche la uh, libertà di poter mercificare il proprio corpo è no. una libertà la dove, la la dove la donna, donna lo sceglie. Ma mm. eh, molto non spesso so lo sceglie, così. perché poi se riserve indiane sono spesso riserve di mm. giumente di caligola, ma questo è il discorso che no. ci porta no, no? E invece torniamo al libro di poesia. Mm. Sì, oh. io quindi riconoscerei invece nello spazio <ride> del Salotto di Giulia la quota azzurra per il poeta Giuseppe Anastasia. Giorgio. La solitudine graffia gli angoli, scortica, smangia i pavimenti. Sono alla fine e non trovo nulla. Perché a nulla si arriva se seguo le ore, gli spiragli. Il tuo suono è così familiare da non cercarlo altrove. Eh, e quindi ancora una poesia estratta da Pugnistretti che è eh, diciamo una delle ultime creazioni di Eva Luna. Ce ne parla? Eh, allora, come nasce? Uh, Giorgio mh, ha proposto varie volte da noi dei reading di poesia, delle letture accompagnate da musica, molto... Mh, Alla maiacosche? Divertenti, pieni di... insomma. C'è un, un, un modo. Allora lui parla dell'amore in un modo particolare, parla delle donne in un modo particolare, con grande amore, con grande slancio. E questo mi ha sempre colpito tantissimo. Uh, per cui io l'ho sempre spinto a pubblicare, pubblicare, pubblica, ti prego, pubblica perché le tue poesie sono belle. Lui ha sempre detto di no, prima ho detto, vabbè, te le pubblico io così risolviamo. Ed è e sono, sono contentissima. Siamo alla terza presentazione la, la prima edizione è esaurita quindi abbiamo... e, per, e per le poesie diciamolo eh, è un, un successo un enorme sì. Eh, eh. Sì, 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 sì. Eh. e allora ascoltiamo ancora un'altra poesia Ho scacciato gli stupidi ideali che mi hanno portato alla menzogna in vano ho tentato di dirtelo quanti baci viaggi, dolori con le notti a sorprenderci nessuno sapeva di come eravamo pronti ad annusare la smania da mare Ecco, un amore a tutto tondo, che è senza sfumature grigio-rosa. No, assolutamente, <ride> corpo e mente, è fantastico. E questo ci sì. fa tornare al tema del, del concorso letterario di quest'anno, il corpo. Sì. Uh, in che modo le, gli aspiranti scrittori dovranno uh, parlare del corpo? Allora, eh, il corpo perché insomma è argomento: ehm, sono, è un anno che noi stiamo organizzando, in, no, discutiamo del corpo. Eh, a scuola abbiamo coinvolto i ragazzi in un'insegnante che ricordiamo, insegna a sì, scampia. Eh? Sì, sì eh, e quindi ehm, c'è questo argomento che ci torna, ritorna continuamente. Per cui abbiamo deciso di. Eh, dedicare questa, questa nuova edizione eh, del concorso al corpo, infatti il titolo è Corpo a Corpo, eh, devono essere racconti brevi, mm, ne raccoglieremo più di, cercherò di raccogliere più di, eh, di, mm, di uno decisamente, per cui racconti brevi e vogliamo anche invitare i ragazzi, appunto le ragazze, Uh, attraverso il provveditorato a inviarci delle... Dei non racconti. è un concorso al femminile, partecipano anche gli no, uomini? È un concorso mm. al femminile. Ah, Al femminile, okay. sempre. <ride> Una volta tanto facciamo anche noi la nostra, la nostra riserva. Uh, tra l'altro scrivere il corpo è, è insito nello scrivere, perché eh, chiunque scriva corpore. uomo o donna sa che si scrive col corpo. Non è, è imprescindibile, è anche una certo, fatica fisica certo, scrivere, sì. quindi eh, è, è un tema che ha, ha varie sfaccettature. E a proposito di spazio fisico, io vorrei concludere chiedendo a Lia Polcari eh, qualcosa a proposito dello spazio in cui si trova eh, Eva Luna, cioè Piazza Bellini, che eh, è un po' un crocevia di persone molto diverse tra di loro che si incontrano qualche volta, se ne sente anche parlare per una convivenza non sempre del tutto pacifica, ma eh, come avviene in tutti i posti che raccolgono persone appunto, di, eh, di tipologie diverse, diverse. Sì, sì. come questo poi eh, diciamo infiamma anche eh, gli aspetti culturali di cui tu ti occupi il fatto che sia frequentata da persone così diverse allora, tra loro eh, io ho sempre definito piazza bellini come eh, il modellino di napoli eh, mm. perché ripropone, È eh, sì, ripropone tutte eh, tut Tutte le diverse, uh, Napoli è ricchissima, Napoli ha, uh, a Napoli trovi di tutto eh, e tutto convive, no? uh, e, 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 la, la convivenza napoletana è magica perché per quello che c'è a Napoli veramente potrebbero scoppiare rivoluzioni continuamente, invece c'è una convivenza bene o male pacifica perché. Non, mh, e, e piazza Bellini è un esempio, Noi abbiamo, a Piazza Bellini c'è tutto e c'è sempre stato tutto uh, e uh, questo è, sta, è sempre stato l'aspetto che ho preferito di quella piazza perché ho imparato tantissimo, ho avuto, io ho, veramente ho imparato a vivere a Piazza Bellini. Tra l'altro forse è anche il luogo più internazionale di Napoli, Com Com alti ar e vasti, sì, decisamente, come aria proprio. Sì. Cioè, eh, tutti passano da Piazza Bellini e, ed è l'unica piazza, piazza di Napoli che ha resistito dopo eh, il periodo del dal 93, il tuo amato periodo eh, del 93, per cui Napoli insomma c'era questo Napoli che risorgeva, eccetera. Cioè, cioè, a Piazza Bellini è riuscita a resistere, è riuscita a resistere con i suoi caffè letterari. Eh, ci sono stati periodi in cui gli intellettuali napoletani si sono allontanati da Piazza Bellini appunto perché c'era questa presenza c'erano presenze, però io penso che un vero intellettuale non si allontana da. Eh, no, da anzi, anzi si dovrebbe nutre. nutrirsi, appunto di questo. Io, certo me ne nutro da 22 anni sono i sono ufficiali. E c'è un auspicio anche questo. Oh. Uh, sicuramente la movida culturale napoletana uh, partì da, da Piazza Bellini e, e partì anche da Evaluna. No? Io, Evaluna in Tremenia, bisogna ammenia, dirlo Intremenia mm. assolutamente. Mm. E uh, io dico sempre che però lì era un po' la linfeggeria no? mm. di questa piazza <ride> Bellini. E, è un auspicio che questa piazza, che è una piazza storica, che sta uh, vicino al conservatorio, uh, da la cui si accede all'accademia, si accede ai musei, eh, c'è Portalba che era la via dei libri e che purtroppo comincia a non esserlo più e questo ci dispiace tanto. Ecco, ci sia un ritorno a questa movida che è stato un periodo bellissimo di Napoli sì. e noi perché Napoli risorga auspichiamo che torni. Amici telespettatori, io ringrazio moltissimo Lia Polcari per essere stata qui grazie con noi oggi, grazie. Uh, grazie davvero per aver accettato il nostro invito, un grazie come al solito va alla nostra scrittrice Antonella Del grazie Giudice e a voi che ci avete seguito da casa. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono visibili anche sul nostro portale www.giulinews.it, io vi lascio cedendo nuovamente la parola al poeta Giorgio Anastasia per l'ultima lettura tratta da Appugnistano. Pretti, arrivederci. Ho bisogno del tuo amore quando tremo tutto e non c'è nulla che tenga. Scegliersi un momento, disegnarselo in una mattina, presto, con il tè sul fuoco. Non mi lascio speranze, sono sempre le stesse, messe al posto che conosci, accidentalmente per te.